Bentrovati con la rassegna stampa sport di TRG, calcio di Serie B in primo piano con le pagine della Nazione, Perugia Mercato, intanto torna Beghetto, il terzino sinistro atteso già oggi a Pian di Massiano, Santo Padre Giannitti da questa sera a Milano, caccia a difensore e centrocampista. Angella, meno presunzione, serve un esame di coscienza. Per il post-gara Castori dice sono dispiaciuto ma non preoccupato. Intanto le altre, il Sud Tirol ha scelto. In panchina c'è Pierpaolo Bisoli che è il nuovo allenatore. Per la Ternana, confronto con Bandecchi, arriva il centrocampista Cassata. Il presidente ha detto: andrò a parlare con la squadra e farò due chiacchiere con lo staff. Sabato intanto c'è il Cosenza. Da Pescara, beach volley sul podio i Perugini, Francesco Margaritelli, Alessandro Marta. Per il calcio di Lega Pro, Gubbio pronto al debutto in casa, nel mirino Gianvito Misuraca. Iniziata la preparazione per la prima partita di campionato, domenica al Barbetti con il Montevarchi. In Serie D invece verso l'esordio con l'Arezzo, Simone Tomassini fa sognare l'Orvietana e dice siamo una matricola ma vogliamo stupire. Vediamo anche i titoli del Messaggero, grifo da sistemare, per ora Beghetto. Castori parla di una partita generosa contro il Bari, abbiamo commesso errori gravi. Per il Mercato ritorna all'esterno, Lisia in bilico, offerte per Melchiorri e Kuan. La storia da Gubbio, Leo Gubino, Filippo Alunno conquista Bruno Conti e va alla Roma Academy, in eccellenza C4, Petterini applaude i suoi e dice decisivo partire con il piede giusto. Lucarelli per il calcio di Serie B resta in sella, il patron viene a Terni e poi Bandecchi sguaiato, i tifosi dicono è stato esagerato, tutti però vogliono chiudere la vicenda e invitano anche i supporter modenesi ad abbassare i toni. La polemica è nata dopo alcune esternazioni di Bandecchi sulla squadra con cui ha giocato la Ternana. Intanto per il baseball da Terni, Marmore sfida con due mazzi e guantone, in campo le squadre di atleti non vedenti, una dimostrazione pratica di come lo sport non abbia barriere, premi anche ai giovani campioni marmoresi. Vediamo anche i titoli con il Corriere dell'Umbria, di nuovo il calcio di Serie B in primo piano, Beghetto torna al Perugia, il grifo si fionda sull'esterno mancino e abbandona la pista, Stramaccioni. Per il notiziario Sgarbi salta la sfida di sabato al Rigamonti di Brescia, da valutare le condizioni di Dell'Orco, uscito anzitempo contro i pugliesi, oggi allenamento mattutino. Castori dopo il 3-1 con il Bari dice errori e ingenuità, ma non è tutto da buttare, la prestazione è ok. Andiamo avanti, Ternana siamo da capo, dopo Modena la difesa è tornata a fare le bizze, 9 gol subiti in 4 gare ufficiali, non c'è rete incassata da Iannarilli dove non ci sia lo zampino di un errore individuale. Poker rosso-verde nel test con la Primavera, Celli salta il Cosenza, Bogdan è a disposizione, del mercato intanto spunta il centrocampista Cassata in prestito dal Genoa, scusate, con diritto di riscatto. In Serie C Gubbio Duca è il nome nuovo. C'è anche il centrocampista del Modena nell'elenco dei possibili acquisti insieme agli attaccanti Starita del Monopoli, Di Stefano della Sampdoria, il Foggia invece su Chierico. Con 18 giocatori e due portieri la rosa dei rossoblù è corta e necessita di ulteriori rinforzi. Sempre da Gubbio, pattinaggio artistico a rotelle, Martina Pugnitopo si è laureata campionessa d'Italia, principianti B competitive nella finale di Riccione. E ancora a Gubbio Fontanelle festeggia i 50 anni di attività nel calcio regionale, la prima squadra ha iniziato la preparazione salutata dal presidente Saldi. A Foligno Fulginium Baldacci è il nuovo coordinatore dell'area tecnica, grande opportunità, ha detto ringrazio il club e Feliciotti. Dalla Serie D Tomassini e Orvietana sono ammazzagrandi, ora è un'altra storia, il bomber ha eliminato Grosseto e Follonica Gavorrano, ha detto pensiamo soltanto alla salvezza, da sabato poi sarà dura. In eccellenza C4 Francioni spaventa già il San Sisto, la tripletta ha detto merito della squadra, la matricola intanto prepara il debutto. 4 reti in 2 partite, il bomber Eugubino ha commentato: sono felice, in futuro toccherà ai compagni. Da Narni eccellenza, i tifosi omaggiano gli ex Kunzi e Raggi con una targa. Si parla anche di calcio, seconda, ecco il cammino, pubblicati i calendari, 3 i gironi, si parte il 9 di ottobre, l'ultima giornata il 23 di aprile, al via la Juniores, la grande novità in A1 dove si gioca di mercoledì e la 2 di sabato. Bentornato al Deruta, inserito nel gruppo B, la stagione dell'anno 19 scatta tra il 21 e il 24 di settembre. Per l'Atletica, show al meeting Tomassoni.
La manifestazione ha voluto ricordare il popolare Giuseppe, organizzatore e giudice di gara. Per il karate, l'Umbria schiera tutti i suoi big, attesa per il mondiale con il raduno a Marsciano. Da Narnescalo ciclismo, il trofeo AIX ha acceso il comune, allievi, gli esordienti al via, assegnati anche i titoli provinciali di Terni. E con questa notizia si chiude questa edizione del TG Mattino di TRG, che torna domani alle 7:30 in punto. Questa sera invece, a partire dalle 19:30, la fascia della nostra informazione serale. Grazie a tutti voi per averci seguito, vi auguro una buona giornata.